Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci dedichiamo alla mia top 10 del 2023. Ho scelto 10 profumi e non è stato affatto facile sceglierne soltanto 10, ma sono quei 10 profumi che mi hanno rubato il cuore un pochino più degli altri. Sono estremamente felice di aver scoperto e acquistato questi profumi, sono tutti buonissimi e tutti nelle mie corde. Non vi leggerò la piramide olfattiva, ma vi dirò quello che mi regalano queste fragranze. Fatta questa premessa, inauguriamo la carrellata di oggi, la top 10 del 2023 con il profumo Lady Rem di Reminiscence. Lui è stato uno dei blind buy più azzeccati che ho fatto nella mia vita. L'avevo trovato da acqua e sapone, non c'era il tester. Quando ero in negozio avevo guardato la piramide olfattiva e mi aveva molto incuriosito il fondo di questa fragranza, ovvero cuoio, tabacco e patchouli, e avevo detto la acquisto. È un 30 ml, è un eau de parfum e l'avevo pagato sui 17 euro. È un profumo spettacolare. Lui mi regala la sensazione di una pipa in legno, un legno grezzo, che quando prendi in mano la pipa senti proprio le venature del legno. Metti in questa pipa un tabacco fruttato dolce al lampone, perché un grande protagonista in questo profumo è la nota del lampone che si trova in apertura, e ti fumi questa pipa seduto su una bella poltrona in cuoio ed è veramente strepitoso. È un profumo che nasce come profumo femminile, anche il nome Lady Rem faceva presagire a qualcosa di estremamente femminile. Devo dire che è un profumo assolutamente unisex, soprattutto in asciugatura. Lo sento quasi più maschile che non femminile. In apertura, invece, con questa nota di lampone fruttata e dolce e anche zuccherina, mi viene da dire, lo potremmo associare sicuramente a una pelle femminile, ma poi nella sua evoluzione asciugatura sorprende. È un profumo buonissimo, dalle ottime prestazioni, mi accompagna per tutta la giornata. È un profumo che mi ha fatto ricevere tanti complimenti e io lo adoro. Fatemi sapere se lo conoscete anche voi, se l'avete acquistato anche voi. Lui è stato proprio un blind buy indovinato ed è Lady Rem di Reminiscence, top 10 lode. Passiamo ad un altro profumo che ho acquistato dopo che l'avevo visto da una signora della casa di riposo, ovvero la figlia di una signora che è ricoverata da noi in casa di riposo, scusate. Aveva portato dei profumi per la tombola, per quando facciamo la tombola, e c'era un profumo di questo marchio BS e la fragranza che ho acquistato io si chiama Blossom Roses. E quando ha portato questi profumi avevo sentito le varie fragranze, tra cui Blossom Roses, appunto, mi era piaciuto tantissimo e l'ho acquistato. È un profumo che mi piace perché qui dentro c'è rosa, zafferano e nota legnosa. È diciamo un po' il mio trio che mi piace sempre. Un po' magari per qualcuno un trio banale, un trio scontato, un trio già sentito, ma mi piace tantissimo. Si sente bene questa nota di zafferano, si sente la rosa che è la protagonista. Questa nota di zafferano in questo profumo tira fuori quella sua anima dolce, mielata, calda e diventa una bella rosa densa, calda, mielata che si asciuga su questo fondo legnoso, buonissimo, molto intrigante. È un profumo che ho pagato pochissimo, sui 6 euro, è un 15 ml, mi sembra. Sì, esatto, anzi no, 12 ml, scusate, ed è un profumo su cui e in cui non riponevo grandi aspettative, ma mi ha stupito. È un profumo che si ancora benissimo alla mia pelle, mi accompagna per tutta la giornata. È un profumo che è piaciuto tanto alle mie signore, mi hanno sempre fatto i complimenti quando l'ho messo al lavoro dicendomi come stai di buono. La classica frase che mi dice sempre la signora Irene, scusate, come puzzi di buono. Lei lo dice in dialetto, mi dice come te spruzzet de bun. Scusate che mi stavo emozionando per questa frase, e quindi è un profumo che ha avuto molto successo. Mi piace anche a me averlo addosso, è buonissimo, e poi questo trio è il mio trio preferito. E lui è Blossom Roses del marchio BS. Fatemi sapere se conoscete questo marchio e se conoscete questa fragranza nello specifico. Poi passiamo ad un altro profumo che è, diciamo, il cocco della mia vita. Ho trovato la fragranza al cocco che cercavo, che volevo, ed è Coco Mint del marchio Elan. Questo è buonissimo. Due protagonisti qua dentro sono la menta e il cocco. In apertura si sente tantissimo questa nota di menta, una menta fresca, una menta rinfrescante, e quando me lo spruzzo, soprattutto qua dietro al collo e qui in mezzo al petto,
a contatto con la pelle mi dà una sensazione di freschezza, proprio mi raffredda e lo trovo perfetto per il gran caldo. Nella sua evoluzione esce questa nota di cocco che diventa sempre più caratteristica e che caratterizza questa fragranza, e in asciugatura ricorda molto l'odore di latte e menta, quelle classiche caramelline che possiamo trovare al supermercato. Lo trovo un perfetto profumo per il caldo, per l'estate, ma anche per adesso, per tutti gli amanti del cocco, ci sta anche adesso che sono scese le temperature. È buonissimo, è un profumo che si appiccica alla pelle come un tatuaggio, mi accompagna per tutta la giornata, si sente tanto e non pensavo. Questo nello specifico mi sembra che sia un 30 ml esatto e l'avevo pagato 19 euro. Ne ho anche preso un altro da tenere di scorta e adesso finirò tutti i profumi al cocco che ho e continuerò a comprare questo se lo produrranno negli anni a seguire, perché è veramente buonissimo ed è proprio il mio cocco della vita, e lui è Coco Mint di Elan. Fatemi sapere se lo conoscete, cosa ne pensate. Ho acquistato anche la sua acqua per il corpo, che va bene anche per il viso e mi sembra anche per i capelli, ed è stata un toccasana nelle serate calde, afose di quest'estate, perché è un'acqua molto rinfrescante, l'odore è uguale a quello del profumo, comunque top. Poi passiamo a un profumo di Zara, il Majestic Green. Lui è uno dei profumi di Zara che ho acquistato all'inizio dell'anno, mi sembra che eravamo intorno a febbraio-marzo, è un profumo che ho voluto inserire nella carrellata di oggi e non ne ho inseriti altri, ho voluto inserire proprio lui perché con lui ho scoperto e approfondito l'amore per la nota del cardamomo, una nota che conoscevo già in passato ma che grazie a lui ho imparato ad apprezzare. Qui è presente il cardamomo, è presente la vaniglia, è presente il sandalo e il pepe nero. È un bel cardamomo caratteristico nel suo odore che diventa cremoso grazie a questa nota di sandalo che rende il tutto cremoso, questa nota di vaniglia che regala dolcezza e questa punta di pepe nero che dà quello sprint, che regala quel twist a questa fragranza. È veramente un ottimo profumo, un profumo che nasce come profumo maschile ma che lo può tranquillamente mettere anche una donna. Lo trovo un perfetto profumo unisex da sera, anche adesso che siamo in quasi in inverno, quindi con le basse temperature è un profumo che sta bene. L'ho messo anche di giorno, è un profumo buonissimo, ma lo trovo molto adatto per la sera, delle serate anche eleganti, più formali, scusate, con dei look più eleganti. È un profumo super azzeccato, è veramente buono, mi ha sempre fatto fare bella figura, ha un'ottima resa sulla mia pelle e per il prezzo che l'ho pagato, per quello che mi regala, per le performance che ha sulla mia pelle, è super promosso, e lui è Majestic Green di Zara, 10 lode. Poi passiamo ad un altro profumo buonissimo, che è il profumo Purfam di Nazareno Gabrielli. Lui lo avevo, scusate se ogni tanto mi incarto, ma oggi abbiamo cantato le canzoni di Natale al lavoro e quindi ho un po' la voce che mi si alza e mi si abbassa, scusate, ogni tanto inceppano le parole. È un profumo che avevo sentito nel mio negozietto di fiducia Cosmeticando, è un profumo che ho voluto acquistare perché è un profumo che mi ricorda sommariamente l'odore del miele rosato. Vi avevo fatto vedere anche qui sul canale l'acqua per il corpo di Yves Rocher, petali di rosa e argan. Quando ho sentito lui l'ho trovato un profumo molto in linea a quell'odore, un odore a me molto familiare, come vi ho raccontato più volte qui sul canale, è un prodotto che viene utilizzato sulle gengive degli ospiti per alleviare infiammazioni e bruciori causate dalla dentiera, e questo profumo è buonissimo. Io attribuivo tantissimo in questa fragranza questo sentore mielato alla nota del benzoino, ma poi mi avete spiegato voi nei commenti che una nota non è citata in questo profumo, non si trova facilmente nelle varie piramidi olfattive che si trovano su internet, ma è presente la nota del tiglio che regala proprio questa sensazione mielata, poi complice questa nota di benzoino risulta essere un bel profumo denso, appiccicoso, caldo, c'è una nota di rosa che fa un bel sottofondo, ci sono anche altre note floreali, ha una bella piramide olfattiva ricca, però la nota della rosa è una delle note che sento con maggior rilievo sulla mia pelle ed è veramente buonissimo e sommariamente mi ricorda l'odore del miele rosato, un profumo per me veramente molto confortevole che mi ricorda la signora Ida, una signora che era ricoverata da me diversi anni fa, ed è un profumo spettacolare.
Ho letto che è un profumo che ricorda, che assomiglia al profumo Poème di Lancôme, un profumo che non conosco, ma di lui posso dire che è un profumo molto duraturo sulla mia pelle, è un profumo che si sente, lo trovo un perfetto profumo da giorno, soprattutto per la primavera e per l'autunno, ma anche adesso che siamo quasi in inverno, è un profumo che ci sta nelle mattinate. Mattine al lavoro nel primo pomeriggio, un profumo veramente molto confortevole, molto sofisticato, molto elegante. Nasce come profumo femminile, lo trovo assolutamente, scusate, assolutamente vicino a una pelle femminile e dà proprio questa sensazione di grazia, di eleganza, di raffinatezza, ma secondo me anche un uomo amante del genere può tranquillamente indossare questo profumo. E lui è il Parfum di Nazareno Gabrielli. Top. Poi passiamo ad un altro profumo che è un profumo con la nota del cocco. Vi faccio vedere la boccetta così la giro subito perché questa parte specchiata mi dispiace sempre se può darvi noia. Lui è il Naturally Fierce di Abercrombie & Fitch. Questo è un altro profumo dove troviamo la nota di cocco, si trova nel cuore. Troviamo anche fiori d'arancio, troviamo sandalo, vetiver, è un cocco molto legnoso, c'è questa parte di fiori d'arancio che regala questa rotondità, questa avvolgenza, questa fragranza. Lo trovo un profumo al cocco perfetto per la stagione tiepida e fredda, quindi perfetto per questo periodo. L'ho utilizzato anche in estate lo trovo molto più indicato per la sera. È un buonissimo profumo, nasce come profumo femminile. È assolutamente unisex, l'avevo trovato da acquestapone, l'avevo pagato intorno ai 30 euro. È buonissimo, ottime prestazioni sulla mia pelle, ovvero che mi accompagna per tutta la giornata. È un profumo intimo, non è il profumo da scia, da proiezione, rimane proprio ancorato sulla pelle in maniera molto intima e discreta, quindi lo trovo un perfetto profumo anche per andare in ufficio ed è veramente ottimo, versatile per il giorno, per il pomeriggio, per la sera. Per diversi contesti, veramente un buonissimo profumo. E lui è il Naturally Fierce di Abercrombie & Fitch. Fatemi sapere se lo conoscete. Poi, altro profumo spettacolare è il mio amato L'Elephant di Kenzo della linea Jungle. Lui è buonissimo, il pezzo forte di questa boccetta che è molto carina è il tappo, quell'elefantino con la proboscide rivolta verso l'alto, simbolo di buona fortuna, di buon auspicio, è un profumo buonissimo. Il protagonista in questa fragranza è la nota del chiodo di garofano, che io amo, mi riporta indietro nel tempo alla mia infanzia, mi ricordo da piccolo quando facevo con mia mamma i sacchettini di chiodi di garofano da mettere nei cassetti, oppure prendevamo un'arancia, mettavamo tutti i chiodi di garofano e mi ricorda proprio quello, dei momenti molto felici e spensierati. La nota dei chiodi di garofano è la protagonista, c'è anche un'altra parte speziata che va a fare un bel sottofondo a questa nota di chiodo di garofano e mi piace che poi il tutto si asciughi su questo fondo di ambra, di vaniglia, di patchouli, risulta essere una bella fragranza ambrata, calda, avvolgente, sensuale, intrigante, un profumo dalle ottime prestazioni. Pagato 39,90 euro il 30 ml, felicissimo, contentissimo di averlo acquistato. È stata una scoperta veramente che mi ha riempito il cuore di gioia per quello che mi regala, ma anche per la bontà di questa fragranza. È spettacolare. Fatemi sapere se lo conoscete. E lui è l'Elephant di Kenzo della linea Jungle. Top 10 lode. Poi passiamo ad un altro profumo buonissimo che è il Full Incense di Montal. Lui è buonissimo per tutti gli amanti della nota dell'incenso, un incenso molto presente, molto caratteristico, molto freddo. Stavo dicendo la prima parola, freddo. È un incenso freddo, mi dà proprio la sensazione di essere in una chiesa buia, una chiesa fredda dove c'è questo odore di incenso, un incenso molto caratteristico, liturgico, ma la particolarità di questa fragranza sta nella sua evoluzione e soprattutto nella sua asciugatura, dove ci sono delle note più calde, me le sono segnate le due note, adesso ve le dico, che sono elemi e labdano, che vanno a riscaldare questa fragranza. Se apre in maniera fresca, fredda, nella sua asciugatura diventa una fragranza più calda, una fragranza che mi avvolge, che mi abbraccia, che mi veste in qualche modo. È spettacolare, le prestazioni di questo profumo sono spettacolari.
l'avevo preso sul sito Jolie Profumerie, l'avevo pagato più di 100 euro, ma li vale tutti questo profumo fino all'ultimo centesimo. È un profumo che va dosato se si decide di metterlo per andare al lavoro. Io l'ho messo anche in questi giorni, ne faccio pochi spruzzi perché è un profumo che si sente tanto, lascia una buona scia, ha una buona proiezione, quindi va dosato soprattutto negli ambienti piccoli al chiuso. È spettacolare per tutti gli amanti dell'incenso, ci sta. Nella carrellata della top 5 vi avevo fatto vedere anche il profumo di Alyssa Ashley, Lude pour Lui, che è buonissimo e anche lui è proprio incentrato sulla nota dell'incenso. Lui l'ho inserito nella top 10 perché in questa carrellata vi ho fatto vedere un po' di tutte le fragranze di tutti i prezzi, ecco, non ci siamo focalizzati solo su una fascia di prezzo, quindi meritava di essere inserito in questa classifica, in questa carrellata, ed è veramente spettacolare. Fatemi sapere se lo conoscete, lui è Full Incense di Montal, top 10 lode. Altro profumo buonissimo è il Touch Me di Divage. Questo profumo l'avevo acquistato su Vinted, l'avevo pagato veramente poco, forse tipo 2 o 3 euro, avevo pagato di più di spesa di spedizione che non di profumo stesso, preso per la nota della foglia di pomodoro. Sapete la mia passione per la foglia di pomodoro, una nota che mi rimanda indietro nel tempo, mi ricorda mio nonno, mi ricorda le mie estati qui a casa con i miei nonni, mi ricorda l'orto, e dà proprio questa sensazione di foglia di pomodoro, di terra, di sentore verde caratteristico, proprio l'odore della foglia di pomodoro, dà quasi la sensazione di toccare la foglia di pomodoro. È presente anche una nota di rosa, una nota di mughetto che si sentono soprattutto nella sua asciugatura. La parte iniziale è molto verde, molto fresca, molto caratteristica, e questa nota di foglia di pomodoro mi fa volare. Lui è buonissimo e posso dire piccola spesa, massima resa. E fatemi sapere se lo conoscete, tra l'altro, ma è veramente buono e mi regala sempre questo bel ricordo del mio passato, ed è veramente spettacolare. Lui è il Touch Me di Divage, top 10 lode. Poi un profumo che ho scoperto quest'anno è la vaniglia, la Caribbean Vanilla di Perlier. Non l'avevo mai presa in considerazione, la vedevo sempre sugli scaffali di Tigotà, poi mi sono deciso ad acquistarlo questo profumo, ed è buonissimo. Ho pagato meno di 15 euro, spettacolare, una bella vaniglia che si sente, mi dà proprio la sensazione della bagna, una vaniglia liquorosa, spettacolare, il profumo dei pirati in qualche modo, anche per quanto riguarda la boccetta, ed è veramente spettacolare. In apertura si sente una nota di fragola che caratterizza proprio l'apertura di questa fragranza, ma poi via via che la fragranza evolve sulla mia pelle, la protagonista è questa nota di vaniglia, una bella vaniglia calda, liquorosa, avvolgente, sensualissima, e mi ricorda proprio, come vi dicevo poco fa, la bagna, proprio questo pan di Spagna imbevuto nel liquore. È veramente spettacolare, un ottimo profumo sulla mia pelle, ha un'ottima resa, soprattutto le prime ore si sente tanto, lascia una bella scia elegante, dolce, ha una sua discreta proiezione, dopodiché diventa un profumo più intimo, si fonde con la mia pelle, mi accompagna fino a fine giornata, però le prime 3 ore è un profumo, insomma, che si sente di carattere, e lui è Caribbean Vanilla di Perlier, 10 lode top. Poi ultimo profumo della carrellata di oggi è il The Other Side of Food di Atkinsons. Ve lo tengo così anche questo per non darvi noia, profumo buonissimo anche lui, un profumo che ho acquistato all'incirca verso febbraio-marzo, è stato un autoregalo anticipato per il mio compleanno perché io compio gli anni a fine maggio, ed è un profumo buonissimo, qui si sente oud, si sente caffè, che sono i due grandi protagonisti, c'è anche una parte di cannella, di cardamomo, di zenzero che aprono la fragranza. Lui me lo sono spruzzato anche oggi, me lo sento ancora addosso. Per andare al lavoro è un profumo che deve essere dosato perché è un profumo che si sente tanto. L'aneddoto più caratteristico che ho legato a questo profumo: il primo giorno quando l'avevo acquistato, che l'ho messo per andare al lavoro, sono entrato, ho timbrato il cartellino, e noi abbiamo la timbratrice vicino alla cucina,
ho fatto il giro e ha due porte la cucina, una vicino alla timbratrice e poi una appena si gira la curva c'è l'altra porta ed erano entrambe aperte. Quando ho fatto il giro sono passato davanti all'altra porta, è uscita la signora della cucina e mi ha detto: che profumo hai? Voglio sapere il nome di questo profumo. Infatti le avevo detto il nome, è spettacolare, veramente molto molto buono, e vi stavo dicendo, per andare al lavoro deve essere dosato perché si sente tanto, è molto intenso, e soprattutto chi magari lavora in un ambiente piccolo, al chiuso in un ufficio, chi magari deve condividere la scrivania con qualcun altro, è meglio che vada a dosare gli spruzzi. Comunque, anche se se ne fa uno spruzzo in più, non è un profumo che dà fastidio all'altro, però è intenso, si sente, lascia una bellissima scia elegante, sofisticata, intrigante, e ha una bellissima proiezione, un ottimo profumo anche sui vestiti. Lo sento anche dopo che li ho lavati, è veramente spettacolare, e lui è proprio un profumo che ha conquistato un pezzo di cuore molto importante ed è The Other Side of Wood di Atkinsons. L'avevo pagato anche lui più di 100 euro, ma anche lui vale tutti i soldi che costa. Top. E concludiamo con un bonus perché è un regalo che ho ricevuto, è un regalo che ho ricevuto dalla Eli e dalla Stefi, Parvana Stefania e Deli Valsecchi. Complice anche Fabrizio, ed è il profumo Karma di Lush. Questo profumo è buonissimo, patchouli e arancia sono i grandi protagonisti in questa fragranza. Non potevo non inserire una fragranza che avesse come nota dominante il patchouli, sapete il mio amore per il patchouli, e questo coniuga queste passioni che ho, la passione per il patchouli e la passione per l'arancia, una nota che soprattutto ho scoperto in questo ultimo periodo dell'anno ed è veramente buono. Lui in questo formato è molto pratico da portare anche se si fa qualche viaggio, perché lo si mette nel beauty, non occupa tanto spazio, non fanno storie sul formato, è un profumo che bisogna strofinarlo sulla pelle, si scalda sulla pelle, poi si propaga e rilascia questo suo profumo buonissimo, spettacolare, ed è veramente incantevole come fragranza. Mi piace tantissimo che sia molto ben equilibrata questa parte agrumata di arancia, un'arancia dolce, e questa nota di patchouli. Spettacolare, mi viene da dire, ottime prestazioni, mi accompagna per tutta la giornata. Ovviamente a fine giornata diventa molto più intimo, ma le prime ore è un profumo che si fa sentire e mi hanno chiesto che profumo stessi indossando. L'ho messo una volta in un giorno di riposo che ero in giro ed eravamo in un negozio, stavamo guardando delle cose e c'era dietro di me una coppia e la ragazza dice al ragazzo: che buon profumo che ha questo ragazzo davanti a noi. Non è stata così, diciamo, mettiamolo tra virgolette, sfacciata da fermarmi e chiedermi che profumo sta indossando, però mi è piaciuto il commento che ha fatto, insomma, di dire che buon profumo che ha questo ragazzo. Ed è veramente buono. E anche lui, dalla pelle, quando si trasferisce al colletto della camicia o adesso che abbiamo le maniche lunghe nel polsino, rimane intrappolato finché non lavo i vestiti, ed è stato un regalo che ho apprezzato tantissimo, ragazzi, vi voglio bene. E lui è Karma di Lush, 10 lode top. Io ragazzi ho finito la mia carrellata di oggi, sono andato abbastanza veloce e vi chiedo scusa per questo, ma volevo fare tipo 10 profumi almeno in 15 minuti, non ce l'ho fatta perché sto guardando il tempo e siamo sui 23, però sono contento lo stesso. Questa carrellata ci voleva perché queste sono quelle fragranze che ho nel cuore, sono quelle fragranze che ho scoperto quest'anno e che sono stato felicissimo di aver scoperto. Fatemi sapere voi a questo punto qual è o quali sono state le fragranze che avete scoperto quest'anno e che avete nel cuore e che è la vostra fragranza top o le vostre fragranze top di questo 2023. Io ragazzi vi ringrazio, grazie per avermi ascoltato, scusatemi se qualche volta c'è stato qualche abbassamento di voce, mi sono mangiato qualche parola, ma oggi con i canti di Natale ci ho dato dentro. Vi chiedo scusa, vi mando un forte abbraccio, grazie ai nuovi iscritti, grazie ai vostri commenti, agli aneddoti, all'affetto che mi dimostrate sempre. Un forte abbraccio ancora e alla prossima. Ciao a tutti!